Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come sempre, cominciamo con un grandissimo like per il prossimo talento, il settimo, Augustin Alvarez. Su questo ragazzo io volevo aspettare un po' più di tempo, per avere altre notizie, però me lo avete chiesto in tutte le salse, in tutte le live, e quindi porterò una prima parte oggi e poi farò un aggiornamento più in là quando si avranno notizie più certe. Io passo subito alla scheda, ma voi iniziate a lasciare i like. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi ragazzi, è gratis e vi permette di venire in live e farmi tutte le domande che volete. Altra cosa, in tantissimi mi state chiedendo: ma se io sono abbonato sulla piattaforma Viola, quali vantaggi ho? Avete tutti i vantaggi del livello promessa e quindi anche quello di vedere i video che usciranno solamente per abbonati. Praticamente metterò nel gruppo Telegram degli abbonati della piattaforma Viola, metterò un link in cui potete andare a scaricarlo e vedervi il video. Già ne è uscito uno, ecco, colgo l'occasione per dirvi: il quinto talento non lo vedete perché è solamente per abbonati. Come ho già detto, alcuni nomi ragazzi vorrei tenerli per me per cercare di vincere qualche fanta anch'io, perché se porto tutti i miei colpi che vorrei fare, non ne prendo nessuno di questi, come è successo l'anno scorso, perché alla fine i frattesi, Bairam e Yaramo non ne ho presi uno perché in tutti i fanta mi sono andati a livelli assurdi perché li avevo pompati a bestia. E quindi spero che voi possiate capire questa mia scelta. Vi dicevo di Augustin Alvarez, 21 anni. Qui non ho portato le presenze dell'ultima stagione, i gol fatti nell'ultima stagione. Ho portato le 89 partite che ha fatto dal 2020 ad oggi, perché praticamente essendo così giovane, lui era un attaccante del Peñarol è passato in prima squadra dal 2020 e quindi ha queste statistiche qui: 89 partite, 34 gol fatti e 10 assist. Ecco, per un giovane, secondo me sono dei dati importanti. Ora, è vero che non parliamo di un campionato come la Serie A difficile, però sono già dei numeri importanti perché a soli 21 anni avere questo score è una cosa, sono dati abbastanza importanti. Perché vi dicevo prima che volevo aspettare prima di far uscire un video su Alvarez. Il discorso è questo, ragazzi, che al momento lui secondo me è stato preso per sostituire Scamacca e quindi per fare la punta centrale del Sassuolo. Però bisognerà vedere tantissime cose. Ad esempio, un esempio stupido, ma non lo è, potrebbe essere anche chi calcerà i rigori nel Sassuolo, qualora andasse via Mimmo Berardi, perché al momento si parla di cessioni da parte del Sassuolo. Sicuramente la punta che dovrebbe andare via è Scamacca, però ci sono tanti altri nomi in ballo, quindi volevo aspettare un pochino, ma come vi ho detto, poi ci sarà un altro aggiornamento più avanti, quando inizieremo a vedere un po' il mercato del Sassuolo e soprattutto le cessioni. Le skill che vi ho portato: rapace d'area di rigore. Ecco, la cosa sicuramente che mi ha stupito di questo giovane è che è uno molto sveglio, molto scaltro. Dentro l'aria la sa buttare dentro la palla. Vi voglio portare un nome che, diciamo, con i dovuti paragoni, mi ricorda un po' il primo Tevez, anche se lui è più punta Alvarez rispetto a Tevez. Però, come ho scritto anche giù, ottima tecnica di base perché sa calciare veramente bene, è molto veloce dentro l'aria. Anche se andate a vedere i video, tantissime volte va a stoppa la palla e di prima neanche fa rimbalzare la palla a terra, che calcia e prende la porta. Io
Secondo me questo è un giocatore dal potenziale assurdo. E se il Sassuolo riesce un po' a mantenere lo scheletro del 2021, a mantenere quell'assetto lì con quei giocatori, magari cambiando solamente uno Scamacca e qualcun altro, e aggiungendo altri giovani, questo può essere veramente un giocatore che può far bene, perché come vi dicevo, non è il classico attaccante alla Scamacca, cioè quel centralone che ce l'hai lì, ti fa salire la squadra, magari fa botte con i difensori centrali. Ecco, non mi sembra quel tipo di attaccante lì, anche perché lui è alto 1,80 per 78 kg, è un po' molto più leggero. Infatti, vi ho detto, mi ricorda anche Tevez, sia un po' fisicamente, anche come altezza e anche come caratteristiche, perché è un po' quel tipo di giocatore là. L'ottima tecnica di base è scritto lì perché sia per come calcia, ma anche magari per come tratta la palla. È un attaccante interessante, anche se un po' atipico come punta centrale, ecco. Poi ci ho messo calcia bene le punizioni, perché è un'altra skill importante, anche perché alla fine, anche rimanesse Berardi, di destro potrebbe calciarle lui. Ho visto alcuni gol importanti. E un'altra cosa che mi ha fatto metterlo, mi ha fatto associarlo con le dovute proporzioni, ovviamente, a Carlitos Tevez, sono i gol da fuori, perché ha un bel tiro secco, è molto preciso e, diciamo, per un attaccante centrale, anche questa non è una skill naturale, no? Sono gli attaccanti centrali, sono forti di testa, magari sono bravi a buttarla dentro l'aria, a buttare la palla dentro, ma magari tiro da fuori non sempre c'è, che calciano le punizioni, anche questo non è spesso magari una skill, mentre lui le calcia anche molto bene. Ho visto anche qualche gol da fuori, è un giocatore veramente molto interessante. Io di solito nei video dei talenti, verso il finale dei video, dico sempre, la mia prediction di bonus è quanto budget spendere. Lo farò anche oggi, però ragazzi, questi sono dati veramente al momento, cioè per quello che ho visto ora, secondo me lui potrebbe arrivare a una doppia cifra, non altissima, e qualche assist lo potrebbe fare tranquillamente, perché vi dicevo, anche tecnicamente è molto bravo. Non è neanche un attaccante di quelli che mi sembra egoisti, cioè mai davanti alla porta non passa la palla. Ecco, questo anche i 10 assist testimoniano anche questo. Ma ho visto anche azioni in cui magari poteva andare a concludere lui in porta, invece c'era il compagno meglio piazzato e l'ha data, ecco. E quindi secondo me potrebbe arrivare a una doppia cifra di gol, e un 3, 4, 5 assist potrebbe farli. E sul fatto di quanto budget spendere, ecco, questo è difficilissimo dirlo al momento, perché dipenderà, punto primo, se sarà l'attaccante sicuro titolare del Sassuolo. Perché già questa è una cosa fondamentale. Già se fosse attaccante titolare del Sassuolo, secondo me, meno del 10% non lo prenderete. Non lo prenderete perché c'è tanto hype già su di lui, anche se ancora vi dicevo, bisognerà vedere se arriva qualche altro attaccante importante. E poi, secondo me, in una squadra con un grande gioco come quello del Sassuolo, un giocatore tecnico come lui potrebbe fare veramente strabene, perché, come dicevo, sapendo anche calciare da fuori, sapendosi inserire, e poi anche se lui non ha, chissà, diciamo, non ha nella sua skill migliore il colpo di testa, però i gol di testa li ha fatti. Questo perché è 1,80 m, quindi magari uno dice, magari di testa non. E invece qualche gol l'ha fatto, perché si inserisce bene. È un giocatore molto valido, ragazzi. Infatti, capisco che tanti volevate già sapere la mia, però vi ripeto,
Stiamo tranquilli che su questo canale quest'anno non solo il preventivo la nascita di figli, quindi sarò H24, sempre mi dedicherò al canale YouTube con video e live per tutta l'estate, e quindi saprete sempre tutto quello che penso di tutti i giocatori che voi volete un'opinione. Vi dicevo, quindi secondo me al momento meno del 10% lo prendete. Poi ovvio, se magari arriva un attaccante affermato che magari ha più possibilità di partitolare rispetto al Varez, il budget ovviamente andrà a scendere. Però al momento, al 19 di giugno, non possiamo saperlo. Io al momento vi posso dire che se lui fosse un titolare sicuro del Sassuolo, è un giocatore da tenere in altissima considerazione, perché come vi dicevo, in quel gioco lì già strutturato, magari con Berardi, Raspadori, Traoré e Alvarez punta, questo potrebbe essere un crack assoluto del Fanta. Però vi ripeto, io volevo aspettare solamente perché bisogna vedere il mercato del Sassuolo, perché si parla di tante cessioni, e se arrivano le cessioni poi arrivano gli acquisti, quindi volevo andare più con i piedi di piombo. Però alla fine mi sono detto, porto le mie impressioni al momento, poi tempo ce n'è, quindi avrete sicuramente degli aggiornamenti. Io vi ricordo ancora, ragazzi, di lasciare un like, un commentino qua sotto. Se volete potete abbonarvi al canale, e se potete ovviamente c'è il video degli abbonamenti. Vi metto tutti i link in descrizione, ragazzi, anche di tutti i video che sono usciti, tra cui quello degli abbonamenti, ma anche di tutti i talenti che ho portato già sul canale, dei flop, dei top. Mi raccomando, anche quello dei portieri. Ci sono due video dei portieri top e semi top, che sono dei video fatti bene per capire quale portiere andare a comprare. Mi raccomando, andate a vederli anche quelli. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.